Il progetto di recupero degli affreschi della Cappella di San Giacomo in Busca nasce qualche anno fa da un primo sopralluogo in cui è stato evidente una possibile estensione di affreschi. Si percepivano delle campiture cromatiche che erano un chiaro segno di una presenza di pittura risalente a un periodo che poteva essere anche all'interno del XV secolo o comunque entro il XVI secolo. Questo dato da un intonachino molto liscio e compatto e la percezione delle cromie era chiara di una tavolozza affine a pittori conosciuti in ambito territoriale. La fase preliminare è stata quella di fare un progetto che potesse essere autorizzabile da parte della sovrintendenza e di definire quelle che sono state alcune stratigrafie per capire esattamente l'estensione delle campiture cromatiche che potevano essere ancora presenti. Era un lacerto dato dal degrado cui è soggetta questa cappella, che per umidità di risalita i sali di spinta hanno creato una grossa lacuna sull'intonaco di superfettazione. Questa porzione affiorata sicuramente attestava la possibilità di una partitura decorativa di una certa rilevanza storico-artistica. Anni addietro erano già state eseguite piccole stratigrafie a carico della volta, dove anche lì emergevano tracce di quella che poteva essere una presenza di affreschi sicuramente significativi e importanti per il territorio. Eseguite quindi le prime stratigrafie, si è detta la presenza di 7 strati cromatici, alcuni monocromi, quindi dettati semplicemente da manutenzione o da cambi di gusto, ma soprattutto la presenza degli affreschi originali, di cui si è capito essere non una consistenza al 100% su tutte le pareti. Infatti, entrando la parete di sinistra a oggi purtroppo completamente priva di decorazioni, ma la parete di destra essere piuttosto ricca di specchiature affrescate e soprattutto la volta presentava certamente la presenza di 4 figure incastonate nelle cornici gotiche di appartenenza. Sto descialbando gli affreschi della cappella. Descialbare è eliminare gli strati di pittura che hanno coperto gli intonaci originali, che sono di diversi spessori, quindi più spessi devono li faccio saltare con la martellina, che sono quelli più duri, più recenti, per poi passare col bisturi a eliminare quelli più sottili, che è lo strato bianco, detto scialbo. Questo è il primo strato in assoluto, che è il bianco, l'ultimo, il più recente, che salta anche questo a secco con le martelline, gli scalpellini. Poi, come si può notare dai vari tasselli stratigrafici, si scende dai vari colori, infatti abbiamo il giallo, abbiamo il rosa, sempre a secco perché sono molto spessi. Oggi, dopo il recupero, si può dire con grande soddisfazione un buon risultato di superficie recuperata. Motivo per cui anche dalla lettura di qualche documento storico e con un ragionamento partito dalla base iconografica si può dire con sicurezza che questo luogo faceva parte di una delle tappe del cammino verso San Giacomo, verso Santiago de Compostela. I primi pellegrini, se si ritrovavano come si ritrovavano presso la chiesa di San Giovanni a Saluzzo, una delle primissime tappe era quindi di ritrovo verso Busca per poi continuare il cammino. Questa è la scena centrale della parete laterale destra. Sono rappresentate probabilmente scene di vita di San Giacomo, a cui appunto è dedicata la cappella.
le cornici goticheggianti della volta quindi si diramano sulla parete di destra e vanno a circoscrivere le specchiature con un'iconografia dedicata alle storie di San Giacomo. Soprattutto al centro, al di sotto della piccola finestra, vi è una tavola imbastita dove troneggia un personaggio riccamente vestito, alla sua destra e alla sua sinistra degli inservienti e degli altri commensali, e al centro della tavola dei volatili che lui starebbe per mangiare, probabilmente dei polli. Possiamo notare la presenza di un pollo. Abbiamo la cresta, il becco e la parte inferiore del corpo del gallo. Che è un miracolo molto particolare che si trova solo all'interno del percorso nazionale e internazionale verso San Giacomo. E racconta di un miracolo, di un aneddoto medievale, dove una famiglia di tedeschi che stava andando a fare pellegrinaggio verso Santiago si ferma in una locanda. La figlia del locandiere si innamora del giovane tedesco, ma viene rifiutata. Questa cosa non viene tanto accettata dalla locandiera, che organizza una sorta di furto mettendo delle suppellettili d'argento nella sua bisaccia e denunciandone il furto al mattino quando la famiglia sarebbe ripartita. Per direttissima viene processato e impiccato. I genitori disperati vanno verso Santiago, ricevono la grazia da San Giacomo e pensano di ritornare quindi nella locanda dove era stato fatto il misfatto. Vanno nel campo dove è stato ucciso il figlio e miracolosamente lo trovano ancora in vita, penzolante dalla forca. Corrono quindi dal governatore e trovano il governatore seduto a tavola ed è questo il racconto che il Frescante fa nella parete di destra. È il momento esatto in cui il governatore dice ai genitori disperati che il loro figlio sarebbe vivo esattamente quanto potevano essere vivi i polli che lui stava per mangiare. I polli si ricompongono nel loro piumaggio e starnazzano volando via. Il governatore quindi si rende conto del miracolo che può essere successo e quindi di quanto fosse ingiusta la precedente condanna a morte. Questo aneddoto viene ripreso in varie tappe che sono le soste dei pellegrini che un tempo potevano fare per rifocillarsi e rifocillare il loro bestiame durante il cammino, ed è un'iconografia che definisce esattamente il collegamento della cappella di Busca di San Giacomo lungo il cammino che porta a Compostela. Probabilmente San Giacomo con il suo bastone. Ci sono delle zone dove purtroppo l'affresco è mancante e siamo intervenuti con delle maltine di consolidamento e di fermatura dei bordi per evitare il crollo di ulteriori parti, e dove non vedete il colore, non è proprio mancanza di colore, non è ancora da pulire. Sono zone quasi a posto, a parte piccole tracce di scialbo ancora presenti, che si completerà la pulitura in fasi successive. Tutta questa zona qui è mancanza di affresco, purtroppo, e mancanza di decorazione, quindi questo ci impedisce una lettura completa della figura di San Giacomo, che probabilmente aveva in mano alcuni dei suoi simboli. Allora, siamo nella parte della volta e lo scialbo è meno spesso rispetto alle pareti, ma è comunque molto duro. Quindi più che lavoro a martellina si userà il bisturi. Sono stati asportati gli strati più superficiali meccanicamente con bisturi, con scalpellini e con martellette da disciarbo. Sono stati solubilizzati gli strati intermedi più sottili fino ad arrivare al primissimo strato, uno scialbo a base di calce, molto ben carbonatato, quindi molto duro, molto tenace nella sua solubilizzazione rispetto al primo strato dell'intonachino dipinto originale, che in parte è stato polverizzato con un ablatore per poter lavorare in maniera molto puntuale e definita, a salvaguardia sempre ovviamente della pittura originale. È molto delicato. Quindi la rimozione a secco va fatta con cautela, perché stiamo ipotizzando la presenza di lapislazzulo, che, come si può vedere, inumidendo leggermente, di un blu più intenso. Quindi stiamo ipotizzando che sia del lapislazzulo,
ma non abbiamo ancora effettuato analisi chimiche, che probabilmente verranno effettuate, perché se dovessero confermare la presenza di questo pigmento, confermerebbe l'importanza dell'autore di questi affreschi, o perlomeno della committenza. Qui invece siamo in una pittura assolutamente eseguita ad affresco, quindi a buon fresco. Questo vuol dire che il pittore, sullo strato dell'intonaco ancora umido, stendeva le sue cromie, che erano semplicemente pigmenti stemperati in acqua. Non c'era legante. L'intonachino tende quindi ad assorbire il pigmento e con il processo della carbonatazione a stabilizzare, ed è una reazione, la carbonatazione, che non ha mai fine in presenza di aria, e quindi stabilizza e indurisce lo strato fino quasi a vetrificarlo. Tranne che per alcune rifiniture a secco, che i pittori spesso usavano per andare a dettagliare porzioni minuziose delle iconografie che volevano andare ad eseguire, oppure sulle velature del cielo che erano eseguite con dei lapislazzoli, blu lapislazzoli, che non può essere dato perché subisce dei viraggi con la tecnica del buon fresco. Il pittore quindi in genere usava uno sfondo o nero o rosso, chiamato vermiglione, ma nel nostro caso invece il fondo è più nero, per dare una cromia scura e poter stendere il minimo possibile di lapislazzolo, che è da sempre un pigmento estremamente caro. Questo attesta una committenza per gli affreschi di San Giacomo, una committenza nobiliare, una committenza importante che aveva capacità economica per poter pagare pittori capaci e in gamba con una tavolozza ricca che potesse dar fede alla bellezza degli affreschi che sono stati eseguiti. Questa è l'ultima vela con le fasi di lavorazione ancora in corso, quindi finita la fase di pulitura abbiamo iniziato la fase di stuccatura, quindi siamo andati a chiudere in maniera puntuale tutti i puntini che erano presenti su questa vela. Come si può appunto notare, tutte queste parti bianche sono stuccature fatte da noi, quindi l'intonaco in questi punti non c'era più, il colore non c'era. Quindi noi siamo intervenuti andando a stuccare a livello con una malta preparata da noi, che sono tutte queste appunto queste zone bianche. Una volta emerse le cromie nella loro totale estensione, sono state in parte pulite con carbonato d'ammonio in una soluzione insatura e poi sono state consolidati e fissati tutti i singoli lacerti, alcuni dei quali erano molto scollegati, molto sconnessi dal tessuto murario retrostante. Questo consolidamento è stato eseguito con iniezione di maltina idraulica a basso peso specifico e a base di calce idraulica, in modo da ricollegare e ridare connessione tra uno strato e l'altro e quindi poter permettere una futura conservazione alle pitture emerse dalla fase di descialbo. La reintegrazione pittorica è stata eseguita ad acquerello, quindi con colori del tutto reversibili un domani per una futura manutenzione, un futuro restauro, riconoscibili rispetto alle cromie originali, eseguiti quindi con la tecnica del tratteggio a carico solo delle stuccature a base di calcia e sabbia inerti molto affini a quelli originali. Le stuccature sono state fatte in maniera puntuale e rispettosa dell'estensione delle lacune, per ridare complanarità superficiale e un'adeguata possibile lettura da parte dello spettatore delle cromie ancora presenti. Dove non più invece presenti, soprattutto la parete di sinistra per chi entra e parte della volta, sono state trattate con un intonaco a base di calce e di inerti selezionati del tutto affini a quelli usati in origine dal pittore per eseguire lo strato del rinzaffo o dell'arriccio. Questi strati sono propedeutici per chi esegue gli affreschi per poi andare a definire uno strato a base di intonachino che è dato da calce e polvere di marmo, che sarà poi lo strato dove il pittore va a stendere le sue cromie. Dopo la fase di pulitura siamo potuti intervenire con la fase di stuccatura. In zone molto grandi abbiamo stuccato sotto livello con una malta neutra, in zone mancanti dell'affresco, mentre nelle piccole abrasioni o nei piccoli buchini abbiamo chiuso a livello con una malta fatta da noi di polvere di marmo e calce idraulica, che sono queste piccole macchie bianche che vedete sull'affresco. La stuccatura è a livello, quindi
sullo stesso piano dell'affresco, in maniera tale da poter poi intervenire con il ritocco in maniera mimetica, cioè con il colore uguale all'originale. Quindi si chiuderà tutto questo spazio con il colore, cercando di andare a tono con quello che si trova attorno alle piccole stuccature. Quindi se il colore sarà questo, avvicinandoci dovremmo riportare lo stesso colore all'interno della lacuna, in modo che poi l'immagine venga fuori. Qui ho iniziato una fase di ritocco che si vede ancora perché sono le prime fasi, quindi si sta in maniera sempre puntuale ma più leggera, e pian piano si va a chiudere sovrapponendo diversi colori, arrivando poi al tono giusto. Dove le stuccature sono di dimensioni maggiori, dovremmo intervenire in maniera differenziata, quindi utilizzando una tecnica diversa che è il rigatino. Questa è una zona di rigatino dove noi arriviamo con diversi tratteggi a dare il tono giusto in base a quello che c'è attorno, in modo da far capire, avvicinandoci, che è stato eseguito un ritocco su una lacuna. La volta della cappella è definita da quattro specchiature circoscritte dai costoloni gotici che formano il soffitto della cappella stessa. Questi costoloni sono a loro volta incorniciati a livello pittorico da cornici modulari floreali a guisa di elementi sia vegetativi che geometrici, con colori sugli ocra, il rosso, ossido di ferro, e nero e bianco. Ogni cornice è poi puntellata da dei tondi geometrici che alternano le fasce decorative. Le quattro specchiature della volta sono dedicate alle figure dei padri della chiesa, il San Gerolamo, il Sant'Ambrogio, il San Gregorio Magno e Sant'Agostino. Le restauratrici che hanno lavorato, ci tengo a ricordare il loro nome perché hanno fatto un grande lavoro durato parecchi mesi e anche durante i mesi invernali, che in quell'ambiente certo non è stato agevole, sono Francesca Selle e Federica Binda, che sono state le mie collaboratrici che hanno portato avanti sostanzialmente il loro lavoro con grande dedizione. Il progetto di restauro è stato ovviamente approvato e seguito sia dalla Curia di Saluzzo che dalla Sovrintendenza del Piemonte nella persona della dottoressa Rei Varela come funzionaria della Sovrintendenza, nella persona della dottoressa Sonia Damiano della Curia di Saluzzo, che sono state molto presenti e anche promotrici della possibilità di poter portare avanti il progetto, che all'inizio ha avuto grandi scogli soprattutto dal punto di vista economico, che sono poi stati in buona parte ottemperati dalle compagnie e dalle fondazioni bancarie. Sicuramente lo stimolo più grande è arrivato dai massari che gestiscono e che seguono con grande interesse e grande dedizione questa cappella: Piercarlo Cavallo, Angela Nevissano e Rosalia Silvestro. E non ultimo, anzi forse tra i primi, chi mi ha dato fiducia nel portare avanti questo progetto che all'inizio sembrava non così semplice da portare a termine, Don Roberto, parroco di Busca, che oltre ad essere legale rappresentante, quindi colui quale ha dato stimolo iniziale per poter portare avanti il progetto, è forse la persona che, fidandosi, è anche tra quelli che ci ha creduto di più.